Cari amici, benvenuti alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima, che ogni settimana è con voi. Ringraziamo perché ci viene detto che sono aumentati i numeri dei telespettatori. In questa rubrica vi presentiamo due servizi importanti, uno realizzato con le nostre telecamere al Centro Pastorale di Sulmona e a quello di Castel di Sangro, la scuola di teologia per laici. L'altro servizio, l'Azione Cattolica Ragazzi, si è data appuntamento per la festa del Ciao nel nuovo complesso parrocchiale di San Giovanni da Capestrano, a pochi chilometri da Sulmona. Vedremo la gioia dei ragazzi, i loro volti, le loro testimonianze. E infine il commento al Vangelo con due avvisi. Buona visione! Nella diocesi di Sulmona Valva, la scuola di teologia per laici, che è stata preceduta da un cammino di formazione biblica durato 3 anni e tenuto dal professor Giuseppe Di Virgilio. Questa importante attività educativa e formativa è rivolta a tutti coloro che sono impegnati nella pastorale della nostra comunità parrocchiale o lo desiderano essere assumendo, con il previo accordo del parroco, un servizio particolare, oppure già svolgendolo desiderano approfondirne la fede. La scuola vuole essere un'offerta educativa e formativa anche per tutti gli altri fedeli laici della diocesi, nonché per le religiose che sentissero la necessità di conoscere meglio ciò in cui crediamo e che siamo chiamati quotidianamente a trasmettere e testimoniare. Articolata in 3 anni, la scuola vuole essere una concreta risposta a quella necessità tanto impellente di educazione alla vita buona del Vangelo. Educare significa proprio aiutare il discepolo a tirar fuori il meglio di sé. La scuola di teologia per laici cercherà dunque di far scoprire o riscoprire, motivandola, la fede che ciascuno di noi ha ricevuto in dono. Essa sarà un'ottima occasione di formazione anche per coloro che, avendo già trovato delle risposte alla loro ricerca di Dio e venuti da più o meno tempo alla fede, senza la quale non si può fare la teologia, desiderano custodire il dono ricevuto, trovarne motivazioni più profonde e intelligenti, mantenere vivo nel nostro contesto culturale, che sembra sempre più vivere come se Dio non esistesse, l'interesse per la ricerca della verità che salva e che dà significato alla vita dell'uomo. La scuola ha inoltre il desiderio di dare ai fedeli laici della diocesi una formazione di base necessaria per svolgere quei ministeri ai quali spesso sono stati chiamati, ma per il cui esercizio è necessaria un'adeguata preparazione, per chiarire ciò che deve animarli dal di dentro e conoscerne la dottrina, la visione dell'uomo e la morale cattolica, la bellezza della liturgia per saper rendere ragione della speranza che ci anima e della quale il mondo, oggi più che mai, ci chiede conto con ragionevolezza. Auspico, ha detto il Vescovo Spina dando inizio al cammino, che davanti a questa proposta formativa, tra l'altro sollecitata da più parti, nessuno pensi di bastare a se stesso. Anche formarsi insieme in maniera qualificata per un servizio comune alla nostra Chiesa diocesana ha un valore in più, quello di apprendere insieme, con gioia ed entusiasmo, la bellezza di essere cristiani e di vivere la medesima missione, nella Chiesa e nella società, e saper rendere ragione della nostra fede. La Scuola di Teologia per Laici viene tenuta a Sulmona, presso la sede del Centro Pastorale Diocesano e presso quello di Castel di Sangro. La risposta di partecipazione è stata molto alta, circa 250 persone in tutto che verranno guidate allo studio della Cristologia, della Sacramentaria e della Liturgia da alcuni noti professori: Don Michele Masciarelli, Don Carmine Caglione, Don Renato D'Amico, Don Daniel Cardenas e Don Marco Bielgoz. Diamo il benvenuto a Monsignor Masciarelli, che è il prefetto dell'Istituto Pianum in Chieti. A distanza di 50 anni dal Concilio, come vede oggi l'impegno dei laici nella Chiesa? Dunque, a Natale è proprio 50 anni dall'annuncio del Vaticano II, questa grande grazia che segna anche dal punto di vista culturale la vita del Novecento, ma anche la vita di questo primo arco del XXI secolo. Il ruolo dei laici: si è posto il tema
lo svolgimento deve ancora accadere. Che ci stia questo soggetto laicale, questo ormai è acquisito, ma la piena presenza del laico va ancora sperimentata. In una venuta a Chieti del Cardinale Martini, Martini ritiene che appena il 20% del Concilio è stato realizzato. Ecco, questa riscoperta del laico fa parte di quel 20%, ma c'è un 80% da sviluppare ancora. Io direi così, ci sono tre linee nella riscoperta del laicato. Una è quella della supplenza. Quando mancano i preti, ci sono delle cose che possono fare i laici. C'è un altro modo con cui possiamo, mi fermo su questo, sviluppare la funzione dei laico e che sia l'animatore delle realtà temporali. C'è una competenza del laico che non è del prete. Animare le realtà temporali, la cultura, le scienze, non significa che il sacerdote non debba intervenire in queste cose, ma è un suggeritore lontano, è distante, è un profeta che implica nella profezia anche le cose temporali, ma l'animazione concreta, ravvicinata delle realtà terrestri è competenza del laico. La nostra diocesi sta organizzando delle scuole di formazione per i laici. Lei come docente, come vede questa impostazione che la nostra diocesi sta dando? Questa è una ottima iniziativa. Io ho insegnato una ventina d'anni qui a Sulmona quando c'era la scuola di teologia, ma questa scuola di teologia per laici assembleare mi piace molto. Ha un carattere diverso ma è molto bello. Il soggetto è una bella visibile porzione del popolo di Dio di questa diocesi che si mette all'ascolto di questo servizio speciale della parola che è la teologia. E ormai circola anche fuori dalla Chiesa, anzi prima fuori e poi è venuta da noi, l'idea di una formazione permanente, cioè non si deve interrompere mai. La teologia è per i laici è una qualificata esperienza di formazione permanente. La cosa importante è questa: i servizi della parola sono molti. Il servizio teologico non è sostituibile con la catechesi, con l'omelia, con la buona parola detta. Quelle sono cose importanti. La teologia è pensare la fede, conciliare il principio di ragione con il principio di fede. Nei laici sempre più emerge la coscienza di passare da una fede ricevuta per tradizione a una fede che nasce dall'incontro con il Signore, Salvatore dell'uomo. Inoltre, i laici stanno scoprendo l'importanza di una formazione teologica, perché la fede sia pensata, ragionata, pronta a rispondere alle sfide del nostro tempo. Thank you.
diocesi d'Italia, i ragazzi dell'Azione Cattolica danno il via alle attività associative con un incontro che chiamano Festa del Ciao. In armonia con il cammino della Chiesa Cattolica ed in stretta collaborazione con i vescovi ed i parroci, da 140 anni l'Azione Cattolica propone percorsi formativi, capaci di suscitare sempre più nuove e coerenti vocazioni al servizio educativo, per vivere da laici nel mondo il lieto annuncio di Cristo risorto. La CR di Sulmona Valva ha celebrato la Festa del Ciao domenica 6 novembre nei locali del complesso parrocchiale di San Giovanni da Capestrano a Torrone, messo cortesemente a disposizione dal parroco e assistente dei giovani di AC, Don Fabio D'Alfonso. Molti i gruppi parrocchiali presenti e di diversa provenienza territoriale, accompagnati da educatori e genitori. Nonostante l'incessante battere della pioggia che ha colto i piccoli partecipanti, un gruppo di giovanissimi, ribattezzati per l'occasione Porta Festa, ha lavorato per mantenere alto l'umore e sveglio lo spirito. Allora ragazzi, come vi chiamate? Porta Festa. E che cosa significa? I portafesta sono i ragazzi che portano la gioia di Gesù anche ai bambini. I love ACR. Noi ci divertiamo insieme, e conosciamo tante persone e facciamo parte da questa associazione da molti anni e invitiamo tantissima gente. E voi invece ragazzi chi siete? Noi siamo il gruppo dell'animazione, abbiamo presentato il balletto di quest'anno che sarebbe Punta in Alto. Fateci un saluto in stile ACR. 3, 4, 5, 6, ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ciao. Enormi mani rosse agitate in aria hanno catturato l'attenzione di tutti. Ciao, dicevano, a te che sei nuovo e a te che riconosco come amico. A te che indugi timido sulla porta e a te che coraggioso batti il 5. Festa dell'incontro dunque, dell'accoglienza e della condivisione, della gioia e dell'amicizia. Io sono Catherine dell'Azione Cattolica di San Francesco di Paola e animo da 3 anni il gruppo a San Francesco ed è un'esperienza bellissima stare con i giovani che portano gioia. E oggi veramente qua si sente Cristo, si sente la gioia di chi è stato e andato alla GMG ed è bellissimo stare con i ragazzi, aiutarli a seguire la strada giusta e puntare in alto. Non solo noi aiutiamo loro a crescere, ma loro ci aiutano a crescere. L'anno scorso abbiamo avuto l'esperienza di diventare grandi insieme, anche se diventiamo anche un po' vecchi insieme, ma non fa niente, puntiamo sempre in alto. Grazie! Punta in alto che cosa significa? È il titolo di quest'anno dell'ACR, cioè diciamo il nostro tema. Che cosa significa per te puntare in alto? Che bisogna cercare di andare sempre avanti e di dare sempre il meglio in tutto. La giornata è stata articolata in 3 momenti. Al mattino i ragazzi si sono cimentati in bounce, allegre canzonette animate e balli di gruppo, mettendosi alla prova con vivace ironia. Alle 11.30 il vescovo Monsignor Angelo Spina ha presieduto la celebrazione eucaristica nella chiesa di Torrone, animata dai ragazzi della C. E c'era un rito particolare, che non si sapeva a che ora arrivava lo sposo, era una sorpresa. Lo sposo era sempre un poco di attesa e allora c'erano delle persone che lo aspettavano. Con semplicità e chiarezza il vescovo ha spiegato ai ragazzi il Vangelo della Domenica, a partire dalla parabola delle 10 vergini, cui è affidato il compito di assistere alle nozze. L'attesa dello sposo è attesa del Signore, che dice «Vieni» e brilla nella pace di Dio. Ha poi esortato i ragazzi a non dimenticare mai quanto grande sia l'amore di Dio.
A conclusione della celebrazione, il presidente diocesano ad Apenza ha ringraziato commossa Padre Angelo per la premura pastorale con cui segue instancabilmente la nostra diocesi. Ha poi fatto dono a Sua Eccellenza di un bigliettino rudimentale, ma pregnante nel messaggio. Lui ci vuole bene, e ci vuole bene perché il pastore vuole bene alle sue pecore. Allora, brevemente, io consegno a nome di tutti questa piccola lettera. Sono pochissime lettere, però è un invito che noi facciamo e un ringraziamento perché sappiamo che quello che gli chiediamo lui già nel cuore lo prova per noi. Allora, Sua Eccellenza Monsignor Angelo Spina, Padre Angelo, noi ti chiediamo sempre di pensare a noi e amaci. All'uscita dalla chiesa, una pennellata arcobaleno ha colorato la grigia tela di cielo novembrino. Un aquilone, legato a due grandi palloni e puntellato di tante stelle rosse, è stato affidato al cielo. Ciascuna stella è stata riempita con una preghiera scritta dai ragazzi, desiderio ed impegno a camminare sulla strada del loro amico più sincero, Gesù. È stata questa una delle tante brillanti idee del vulcanico Don Gilberto, assistente spirituale dei ragazzi della C, presente all'incontro e compagno dall'entusiasmo travolgente. Fai un passo dopo l'altro, prendiamoci per mano. Segui sempre la tua strada, che adesso si va. Ora ti ho condannato la tua libertà. Per il terra, urla forte, ACR! Per ripartire, c'è un segreto per andare più leggeri, più lontani. Con Gesù puoi camminare, è solo lui l'essenziale. Sempre la tua strada che adesso si va, coraggio punta in alto è la tua libertà. Ora un passo dopo l'altro prendiamoci per mano. Bravi! Punta! Mira!
Che cosa c'era scritto sulle vostre stelline? Allora, a me ci stava scritto Gesù ti voglio tanto bene perché sei l'unico che ci aiuta su ogni cosa. A me c'era scritto sul bigliettino, c'era scritto che Gesù ti voglio tanto tanto bene. A me c'era scritto Gesù ti voglio bene. Al pomeriggio i ragazzi divisi in squadre hanno affrontato diverse prove di abilità, ottenendo dei tasselli ricompensa. Messi insieme, i pezzi hanno ricomposto l'immagine di Gesù con lo slogan Punta in alto, titolo del cammino formativo che quest'anno la C Nazionale propone appunto ai ragazzi. Alzare lo sguardo verso il Maestro, percorrere con Lui i sentieri della vita, dritti a raggiungere vette sempre più alte, gustare la bellezza della cima e poi scendere a valle per raccontarlo. Un cammino bello e faticoso, difficile ma che può lasciare senza fiato. Sono Deborah, la responsabile diocesana dell'ACR, Associazione Cattolica dei Ragazzi della Diocesi Sulmona-Valva. Questo è il nostro slogan per quest'anno, Punta in alto, Azione Cattolica dei Ragazzi 2011-2012. L'ambientazione è la montagna alla sequela di Gesù. Oggi in questa festa vogliamo proprio fare questo, seguire Gesù nel nostro cammino. L'Azione Cattolica dei Ragazzi è l'associazione, fa parte dell'Associazione Cattolica Italiana che lavora in campo nazionale nelle diocesi, quindi nella nostra diocesi Sulmona-Valva e nelle parrocchie. In alcune parrocchie della nostra diocesi è presente, sono presenti diversi cammini, i cammini con i ragazzi più piccolini, i giovanissimi, i giovani e gli adulti. Tutti insieme lavoriamo con i nostri parroci, con i nostri assistenti e con il vescovo che oggi ci è venuto a trovare in questa bellissima festa. Noi siamo stati contentissimi e lo ringraziamo perché è sempre presente. Inoltre, come responsabile, voglio ringraziare tutta l'equipe degli educatori e tutti gli educatori che lavorano nelle parrocchie costantemente con i ragazzi. Il prossimo appuntamento è il 18 dicembre nella parrocchia di Santa Maria della Tomba per stare tutti insieme in una giornata di festa come questa. Vi aspettiamo. Puntare in alto sarà allora rispondere con la vita alla chiamata del Signore. Essere pronti a mettere in gioco tutto di sé, tutti i propri sogni e tutte le proprie certezze per essere annunciatori coraggiosi dell'incontro con Lui. Incontro che cambia totalmente la vita. Coraggio dunque, gambe e spalla e anche tu punta in alto. E questa domenica abbiamo celebrato la festa del Ciao, giustamente cercando di vivere questa realtà, guardare in alto, guardare sempre più lontano. E i giovani si sono incontrati con noi, gli assistenti, e i ragazzi hanno preparato una bellissima festa. Accanto al nostro vescovo abbiamo celebrato l'Eucaristia. Ognuno dei bambini ha portato la gioia insieme ai genitori che li hanno accompagnato. È stata una giornata fredda fuori perché piove, ma qua dentro si sente soltanto allegria, gioia, speranza, perché questa è la speranza della nostra società. Io vorrei dire a tutti quanti voi una sola cosa. Punta in alto! Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Avverrà come un uomo che partendo per un viaggio chiamò ai suoi servi e consegnò loro i suoi beni. A uno diede 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1. Secondo le capacità di ciascuno, poi partì. Subito colui che aveva ricevuto 5 talenti andò a impiegarli e ne guadagnò altri 5. Così anche quello che ne aveva ricevuti 2 ne guadagnò altri 2. Colui invece che aveva ricevuto un solo talento andò a fare una buca nel terreno e vi nascose il denaro del suo padrone. Dopo molto tempo il padrone di quei servi tornò e volle regolare i conti con loro. Servo malvagio e pigro, tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così
ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglieteli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti, perché chiunque ha verrà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha verrà tolto anche quello che ha. Cari amici, la parabola evangelica di questa domenica ci parla dei talenti. I talenti sono i doni che Dio ha fatto a ciascuno di noi in maniera quantitativamente diversa. Pensiamo al dono della vita stessa, il dono dell'esistenza, frutto di un atto infinito dell'amore di Dio nei nostri confronti. Pensiamo al dono della fede, che ci permette di dare senso alla vita. Poi i doni particolari, le persone che Dio ha posto accanto a noi, nella famiglia e fuori, le qualità e i talenti naturali e i mezzi che ci mette a disposizione. Anche il tempo che Dio ha concesso alla nostra vita terrena è un talento prezioso. Nella parabola Gesù vuole dirci che non è importante quanti talenti abbiamo ricevuto, ma il modo con cui li impieghiamo. Diceva Rolfo Leroux, che ha dedicato tutta la sua vita ai malati di lebbra, la disgrazia più grande che possa capitare a un uomo è quella di non essere stato utile a nessuno. Il non aver amato nessuno, l'aver pensato solo a noi stessi, il non aver speso nulla per gli altri, la mania di accumulare solo per i propri interessi è il talento che non ha portato frutto. Invece, tutto quello che sarà dato, speso, partecipato, condiviso con gli altri, sarà il vero patrimonio che ci rende ricchi davanti a Dio, che ha amato i suoi figli tramite noi. Il Vangelo di questa domenica ci invita a osare, a donare, a non piegarci su noi stessi, ad essere laboriosi e attenti e alle esigenze di tutti. Ci fa comprendere come è necessario essere operatori per moltiplicare il bene ricevuto, partecipandolo e condividendolo. Chi non impiega i propri doni finisce inevitabilmente per perderli e sprecare la vita. Ecco il senso del commento di Gesù. A chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E prima di salutarvi voglio darvi alcune notizie e iniziative che ci saranno nella diocesi. Lunedì 14 novembre accoglieremo a Castel di Sangro la statua di Maria di Nazareth, in pellegrinaggio da Nazareth alla nostra diocesi di Sulmona Valva. Sarà a Castel di Sangro da lunedì sera a giovedì pomeriggio, poi a Sulmona nella cattedrale fino a domenica. Sabato 19 novembre, nella cattedrale di Sulmona, con inizio alle ore 16:30, si terrà il convegno diocesano. Sono invitati tutti i sacerdoti, parroci, religiosi, fedeli laici. Al termine del convegno verrà consegnato il piano pastorale diocesano. Seguirà la solenne concelebrazione eucaristica e la processione con la fiaccolata della statua di Maria di Nazareth. A tutti, buona settimana, pace e gioia.